Questo programma è offerto da Un gusto lungo una tradizione. Da 4 generazioni di vignaioli, l'azienda vinicola Iovine produce il Don Luigi, un vino frizzante, leggero, piacevole, selezionando le migliori uve bianche e rosse dei Monti Lattari e rispettando il metodo di produzione tradizionale per ottenere un prodotto genuino. Un vino quotidiano, il Don Luigi, è la massima espressione dell'azienda Iovine, da non far mancare sulle tavole tutti i giorni. L'azienda Iovine è produttrice di una importante selezione di vini DOC: il Gragnano, il Lettere, il Pompeiano Bianco Frizzante, il Lacrima Christi del Vesuvio, Falanghina e l'Aglianico. La vasta gamma di prodotti possono essere acquistati direttamente presso l'azienda vinicola Iovine o nei negozi di fiducia. TDC Studio Fotografico, contatti 333 39 70 616. X5 Abbigliamento Uomo Donna, Corso Vittorio Emanuele 35, Castellammare di Stabia, Napoli. Telefono 081 872 18 76. Spettacolo Flash, terza settimana insieme. Allora, oggi cominciamo come sempre con l'intervista del giorno. Un'intervista diversa, capirete poi il perché. Una voce che incontra dei musicisti e assieme cosa combineranno? E allora, vediamolo subito nell'intervista del giorno. Intervista del giorno. Oggi ci troviamo al Parco Virgiliano di Napoli per parlare di musica, musica d'autore, musica pop, musica partenopea, e lo facciamo insieme ai Diversamente Rossi. Buongiorno ragazzi, salve. Allora, cominciamo subito un po' a parlare, certo, di come si è formato questo gruppo, quindi musicisti da una parte e voce dall'altra. Sì, il gruppo si è formato un anno e mezzo fa, più o meno ottobre del 2010, e io avevo registrato già dei brani e i ragazzi del gruppo, che erano comunque amici musicisti, io gli feci sentire un po' questo lavoro. E insomma, a loro piacque molto e mi proposero di suonare insieme. Insomma, perché non proviamo a suonare insieme, formiamo una band? E l'idea mi piacque anche perché, diciamo, loro avevano, insomma, una provenienza un po' diversa, quindi, come dire, non cantautorale, e di conseguenza hanno poi portato, credo, poi in questi brani anche, diciamo, degli elementi di novità anche negli arrangiamenti, nel modo di suonare, nell'energia in qualche modo che profondono quando si suona, insomma. Ti hanno un po' contaminato, diciamo. Sì, sicuramente sì, sicuramente. Ecco, e allora invece parliamo, a parte, ecco, oggi siamo con la voce, quindi Vincenzo Rossi, e batterista del gruppo Santo Lorea, poi salutiamo anche il resto della band. Allora, invece parliamo anche un attimino del nome, come è venuto fuori Diversamente Rossi. Il nome è venuto fuori perché lui, in quanto Rossi, Vincenzo, niente, noi volevamo che il suo cognome in qualche modo restasse nel nome, insomma, nella formazione del nome del gruppo. Quindi alla fine, dopo vari tentativi, è uscito questo Diversamente Rossi, anche perché ognuno di noi rispetto a lui veniva da esperienze musicali diverse, quindi niente, noi, diverso da Rossi da un punto di vista musicale, affascinati da questa canzone d'autore che ci presentava Vincenzo, quindi è nato un po' da lì. Quindi in repertorio c'è questo genere cantautorale, abbiamo detto pop, partenopeo, ma c'è qualche altro genere che, insomma, avreste voglia di tentare, tipo, che ne so, rock, la dico lì?
Ma abbiamo alcuni brani che sono un po' più spinti negli arrangiamenti, quindi usiamo anche chitarre elettriche laddove servono, quindi non so se, cioè, probabilmente la connotazione rockettara forse no, prevede anche, diciamo, tutta una serie di standard anche non so, nell'abbigliamento, un stivale con coderino, insomma queste cose qua, e quindi diciamo un po' forse, diciamo, è forse un modus vivendi anche probabilmente, quindi però sicuramente speriamo in ogni caso di non fare il cosiddetto finto rock di cui parla Battiato, ma non credo, insomma, cioè, le chitarre elettriche le utilizziamo non per, diciamo, come dire, per strizzare l'occhio a un certo tipo di, diciamo, di tipologia di ascolto, ma perché secondo noi quel suono lì, in quel momento lì, magari è pregnante. Poi insomma, si vedrà. Il rap penso non lo faremo mai, perché non sono in grado. E va bene. Invece poi, sempre il vostro repertorio, insomma, guardando su YouTube c'è una canzone, Un'altra estate, dove c'è un video a cartone animato. Perché questa scelta? In realtà non è una scelta, cioè è stata quasi una sorpresa, perché questa, la canzone è stata presa da un nostro amico e ci ha fatto questo regalo. A noi è piaciuto tantissimo, perché poi alla fine ha minuziosamente interpretato le nostre facce, le nostre persone. Infatti ci somigliamo parecchio, soprattutto Ciro, il chitarrista, nel video, è proprio, vi posso dire che è uguale. Quindi niente, ci hanno fatto questa sorpresa, a noi è piaciuta moltissimo. E c'è in progetto la possibilità di raccogliere questi vostri brani in un disco? Su questo non ci stiamo riflettendo, nel senso, da un lato c'è l'idea, insomma, un po' anche vari amici che suonano, c'è un po' l'idea, lo standard è quello di fare una registrazione di un disco, poi stamparlo, molto spesso poi trovare dei canali di distribuzione anche alternativi, quindi magari anche venderselo durante le serate. E noi stavamo pensando se invece non è il caso magari di concentrarci su alcuni brani e su questi anche realizzare dei video. Su questa cosa ci stiamo riflettendo un po', capire, diciamo, un po' qual è la strada migliore da questo punto di vista qua. Attendere sicuramente, insomma, vogliamo fare delle registrazioni dei brani, quindi delle registrazioni, come dire, fatte bene in studio, poi da lì, diciamo, capire se avere un disco con copertina eccetera e distribuirlo, su quello ci ragioneremo un po'. Attendere, prego, quindi. E allora invece ricordiamo ai nostri amici dove possono sbirciare, insomma, gli appuntamenti quando appunto farete i live. Allora, per ora abbiamo una pagina Facebook attiva dove la gestiamo in modo continuo. E il prossimo concerto è il 9 giugno al Teatro Massimo Troisi con la Minei. E niente, abbiamo il sito in realizzazione, e quindi ci seguite su Facebook per gli eventi. E allora, per concludere l'intervista, invece c'è un piccolo regalo per i nostri telespettatori, c'è un momento live, quindi il tempo che si preparano, noi per il momento vi facciamo tanti in bocca al lupo. Grazie a voi per averci ospitato in questa trasmissione. Volevo salutare gli altri compagni di viaggio, che sono Ciro Celardo alla chitarra e programmazione e Gaetano Papa al basso. Ciao ragazzi. Così senza attese. Sento un malinconico e sognante, venito d'Africa e d'Oriente, mentre ti aspetto qui, di bussare alla tua porta con la fede un po' distorta di chi non chiede perché tutto sia così com'è, a cominciare proprio da sé, e tutto sia così com'è, a cominciare proprio da sé, e intanto vado e poi tu, colmando il tempo fra la notte e il giorno di senso, di vuoto di un domani già vissuto. I Diversamente Rossi, con noi a Cultura e Spettacolo Flash, ancora un in bocca al lupo per la loro carriera. E adesso noi andiamo in pausa per la pubblicità, ma ritorniamo prestissimo, aspettateci lì. Un gusto lungo una tradizione. Da 4 generazioni di vignaioli, l'azienda vinicola Iovine produce il Don Luigi, un vino frizzante, leggero, piacevole, selezionando le migliori uve bianche e rosse dei Monti Lattari
e rispettando il metodo di produzione tradizionale per ottenere un prodotto genuino. Un vino quotidiano, il Don Luigi, è la massima espressione dell'azienda Iovine, da non far mancare sulle tavole tutti i giorni. L'azienda Iovine è produttrice di una importante selezione di vini DOC: il Gragnano, il Lettere, il Pompeiano Bianco Frizzante, il Lacrima Christi del Vesuvio, Falanghina e l'Aglianico. La vasta gamma di prodotti possono essere acquistati direttamente presso l'azienda vinicola Iovine o nei negozi di fiducia. Abbigliamento uomo-donna Le Griff, via Cosenza 78, Castellammare di Stabia, telefono 081 870 4709. TDC Studio Fotografico, contatti 333 39 70 616. X5 Abbigliamento uomo-donna, Corso Vittorio Emanuele 35, Castellammare di Stabia, Napoli. Telefono 081 872 1876.